diamo il buongiorno ad Alessandra Falconi del Centro Zaffiria e dell'Istituto Comprensivo Centro Storico, perché proprio di questo è l'area in cui si svolge questo progetto. Alessandra, ciao, ben trovata. Buongiorno a tutti voi. Alessandra ha nel cuore l'educazione, perché l'ha fatta la ragione della propria vita sul nostro territorio, in giro per il mondo, fa dei bellissimi progetti anche educativi, insomma anche a contatto con tante altre modi di pensare l'educazione, e poi le porta anche sul nostro territorio. Ale, avremo spero un giorno tempo di parlare anche di tutto il resto bello che stai facendo. Oggi ti chiederei di raccontarci questa iniziativa che avete pensato proprio per un istituto scolastico di Rimini, proprio del territorio riminese. Sì, grazie Simo. In effetti è un'iniziativa che nasce con la scuola Ferrari e la scuola Gambalunga, che sono in pieno centro storico, e siccome sappiamo che non è facile agganciare tutti i bambini nelle piattaforme Zoom o Classroom, ci siamo chiesti quante altre opportunità avessimo per riuscire a fare una piccola scuola. E quindi due immagini avevamo: quella di un bambino con le gambe un po' spenzoloni sul terrazzo, perché qualche bimbo per fortuna ha ancora un terrazzo a cui affacciarsi, e un ristorante, l'Artrove, che tutti i giorni manda musica. E si è creato un po' questo rito spontaneo di tenere le finestre aperte e tutti i giorni ad una certa ora mandarsi un saluto intorno all'ora di pranzo. Quindi insieme al quartiere, insieme alla scuola, ci siamo detti: e se oltre a Romagna Mia mandassimo anche le voci dei bambini, le voci delle maestre, facessimo un po' risuonare nell'aria quella scuola che adesso purtroppo è chiusa. L'idea è piaciuta a tutti e sabato cominciamo, quindi è pronta la prima traccia audio. Confidiamo che anche il vice sindaco, il nostro sindaco, abbiano tempo di salutare i bambini e le famiglie, e ogni giorno, attraverso indovinelli, piccole storie e le voci dei bambini che tramite WhatsApp ci manderanno i loro racconti, le cose che hanno voglia di raccontare, faremo qualche minuto di scuola un po' alla Tonino Guerra, che diceva che l'aria diventava più chiara quando i bambini ridevano, e un po' all'Alberto Manzi, perché ce la vediamo un po' come a metà strada fra una scuola comunitaria e un'installazione d'arte sonora, quindi follia totale, però ci piace da morire. E quindi insomma sparerà tutto volume l'Artrove queste tracce audio. Esatto, infatti confidiamo nella grande pazienza degli adulti, saranno però tracce audio simo bellissime, molto poetiche, e quindi ci siamo detti che forse anche la nonna, che è in quarantena da tanto tempo, in quel momento laverà i piatti e sentirà la voce di un bambino che magari dice: però mi manca la ludoteca, o che recita una filastrocca di Gianni Rodari. Alessandra, ma le famiglie, quindi i bambini, hanno aderito con piacere a questo progetto così un po' folle, ma anche tanto necessario in questo momento? Sono meravigliose. Ieri hanno cominciato ad arrivarmi gli audio, perché poi chiaramente il numero di WhatsApp è il mio, reso continuamente pubblico, ed è stato bellissimo, perché sono andata a dormire con un bimbo di 6 anni che mi ha insegnato una frase in Bangla, perché mi ha detto che adesso che la scuola è chiusa ne posso approfittare per imparare un pochino anche la sua lingua. E quindi con Amanda, che ascoltava la mia bimba di 11 anni abbastanza incredula, io che mi esercitavo su WhatsApp a parlare in Bangla. Potrebbe essere effettivamente un altro posto, un altro luogo che andrai a conoscere anche nei tuoi peregrinaggi in giro per il mondo, in conoscenze e anche in condivisione di progetti educativi. Quindi parte questo progetto bello, faccio un regalo, Alessandra, mandacelo un audio, sarebbe bello anche farlo sentire noi, i tuoi bambini che hanno aderito, perché insomma potrebbe essere anche la radio uno strumento per farli ascoltare almeno una di queste tracce, quella che riterrà insomma più significativa di questo percorso. Quindi si parte sabato? Partiamo sabato, Simo, e ve le mandiamo con grande piacere, anche perché chiaramente le maestre, sai che non tengono un segreto nemmeno a cucire la bocca, quindi le altre scuole adesso stanno dicendo: le vogliamo anche noi. Fantastico. Chiaramente noi le abbiamo tarate sulla nostra scuola, sulla scuola Ferrari e Gambalunga,
ci saranno tutte le voci delle loro maestre e abbiamo la posizione dell'Artrove che è centrale nel quartiere, quindi dal grattacielo a Piazza Ferrari confidiamo di far risuonare proprio queste voci. Però in effetti ci sarà materiale, Simo, utile anche alle altre scuole che hanno un po' lo stesso problema, perché in effetti tanti bambini sganciati ancora dalle piattaforme li abbiamo e in questo momento è importante riuscire a stare vicino a tutti. Ieri anche solo per questo bimbo risentire la mia voce e giocare un po' su WhatsApp, la mamma mi ha mandato un vocale dopo dicendo: guarda, tu non hai idea, questa sera si è addormentato felice. Sì, c'è tanta mancanza nelle nostre famiglie, non solo che i bambini escano, ma proprio di tutto quello che stanno vivendo. Mi piacerebbe, magari lo facciamo un altro giorno, Alessandra, anche riflettere con te proprio sul valore educativo. Tu in questi anni hai fatto tante esperienze, anche in giro all'estero, nel paese del nord Europa, così come in Africa. Forse da quelle esperienze anche un po' la rimodulazione della scuola che dobbiamo vedere da qui a venire potrebbero aiutarci. Io spero, Simo, infatti anche con l'Assemblea Legislativa, per cui seguo il Centro Alberto Manzi, ci stiamo proprio chiedendo in questi giorni, prima cosa, come fare tesoro della creatività delle maestre e dei maestri in questo momento, perché in tanti e tante hanno trovato soluzioni belle che ancora non c'è stato il tempo di raccontarsi, condividere, capire in modo più approfondito. E dall'altra chiederci, la scuola non riuscirà a ripartire se il territorio non le sta vicino, se davvero non immaginiamo nuove aule nei parchi, in pezzi di strade che possiamo chiudere alle macchine. Abbiamo davvero bisogno adesso tutti insieme di ripensare ai bambini e all'educazione, senza, io spero, lasciare solo alle scuole il carico di ripartire in una situazione così faticosa, perché non sarebbe giusto. Ci sono di mezzo tutti, le famiglie, gli enti locali, è proprio una comunità che a questo punto deve un po' ripensare come proteggere i propri bambini e le infanzie che salvano anche noi adulti.